Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram al link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque, ieri sera, intorno alle 7 ore italiane, si è tenuta dal D23 Expo la mega conferenza dei Walt Disney Studios, dove hanno parlato delle loro prossime future produzioni cinematografiche, sia dall'universo di Star Wars con Lucasfilm e con il prossimo Star Wars L'ascesa di Skywalker, che dal mondo di animazione con Pixar, ma soprattutto dal mondo di Marvel Studios. Tutti noi ci aspettavamo una notizia bomba che però purtroppo non è arrivata, come non sono arrivate nessun tipo di informazioni o indiscrezioni per quanto riguarda quello che sta succedendo con Sony per la gestione di Spider-Man. C'è stato qualche piccolo aggiornamento, ma su questo ve ne parlo nei prossimi giorni in un video dedicato. In sostanza, la conferenza di ieri del Marvel Studios ha toccato principalmente tre pellicole: quella degli Eterni, quella di Black Widow e Pantera Nera 2. E cominciamo subito con il secondo capitolo del film dedicato a T'Challa e tutti gli abitanti del Wakanda, perché è stato svelato il logo ufficiale con il titolo che al momento dovrebbe essere solamente Black Panther 2, quindi non c'è nessun tipo di sottotitolo, ed è stata annunciata la data d'uscita ufficiale, che sarà il 6 maggio 2022, e questo per ora è l'unico film ufficializzato da Disney e Marvel che uscirà in quell'anno. E ricordiamo che comunque Disney ha bloccato l'uscita di film Marvel in altre due date, una il 18 febbraio 2022 e l'altra il 29 luglio 2022, che molto probabilmente saranno occupate da Captain Marvel 2 e Guardiani della Galassia volume 3. Secondo me Guardiani ce lo becchiamo nella data di luglio, dato che è sempre uscito in quel periodo, ma aspettiamo ulteriori aggiornamenti che non si sa se arriveranno nei prossimi mesi, se non addirittura il prossimo anno al prossimo San Diego Comic Con. Si è poi passato a Black Widow, il film con protagonista Scarlett Johansson, che la rivedrà nei panni di Vedova Nera. Questa pellicola è ambientata prima di Avengers Endgame ed Infinity War e nello specifico dopo gli eventi di Captain America Civil War. Nel trailer la vediamo combattere per qualche secondo con Yelena Belova e poi con Taskmaster, che sarà il villain di questa pellicola. Inoltre è stato mostrato il costume bianco di Vedova Nera, che il personaggio indossa in alcuni numeri dei fumetti, ed è stato poi addirittura esposto il costume direttamente al D23 Expo. Questo sarà il primo film dei Marvel Studios che uscirà quindi dopo Spider-Man Far From Home, che fino a questo punto è l'ultimo film del Marvel Cinematic Universe uscito, e uscirà quindi appunto il prossimo anno. Passiamo poi agli Eterni. Gli Eterni che si sono presentati con praticamente tutto il cast completo sul palco durante la conferenza, e alle loro spalle sono stati mostrati i costumi che i personaggi indosseranno all'interno della pellicola. Tra l'altro, durante un'intervista con il cast hanno dichiarato tutti che i loro personaggi sono più forti sia dei Guardiani della Galassia che degli Avengers. Ho qualche dubbio, ma per ora gli diamo fiducia sulla parola. La seconda notizia bomba, forse l'unica vera bomba di questa conferenza del Marvel Studios al D23 Expo, è legata agli Eterni, perché è stato ufficializzato il rumor dei giorni scorsi che vedeva Kit Harington unirsi finalmente al Marvel Cinematic Universe. L'attore di Jon Snow di Game of Thrones interpreterà quindi il Cavaliere Nero nel film degli Eterni. Il Cavaliere Nero è un personaggio molto figo, secondo me, nei fumetti il vero nome è Dane Whitman, che ha combattuto contro gli Avengers e con gli Avengers in diverse occasioni. Lui in realtà non ha alcun tipo di potere, è solo un abile spadaccino ed è abile nel combattimento, e ha una sorta di legame mistico con la sua spada, che riesce praticamente ad evocare o far tirare indietro in stile Mjolnir con Thor durante il combattimento. Sono curioso di vedere come gestiranno il personaggio, anche perché gli Eterni sono personaggi celestiali con poteri cosmici, e dall'altro lato abbiamo il Cavaliere Nero che di poteri in realtà non ha nulla. Kit Harington quindi continuerà a vestirsi di nero e entrerà ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe. E queste in sostanza sono tutte le notizie che sono state rilasciate durante la conferenza di ieri per quanto riguarda Marvel. Nessun nuovo film, nessuna nuova data per Guardiani della Galassia o Captain Marvel, ma soprattutto nessun dettaglio sul caso Spider-Man. Tom Holland però è salito poi sul palco per la presentazione del film Pixar, dove darà la voce insieme a Chris Pratt. La gente ha iniziato a urlare in tutti i modi, lui poverino non riusciva a parlare, e l'unica cosa che è riuscita a dire dal palco è stata: ragazzi, è stata una settimana lunga, però io vi amo 3000. E onestamente
queste dichiarazioni non è che mi abbiano rincuorato così tanto. Ormai sto entrando nell'ottica che perderemo Spider-Man dal Marvel Cinematic Universe. Però spero che usciranno altri aggiornamenti in futuro e come sempre sono qui a riportarvele. Dunque ragazzi, questo era quello che era successo alla conferenza di ieri sera che noi abbiamo seguito su Twitch. Dovreste trovare ancora la live online su Twitch, vi lascio il link del canale di Twitch, se dico Twitch ancora una volta esplodo, qua sotto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commentino qui sotto, fatemi sapere se siete contenti di vedere Kit Harington nei panni del Cavaliere Nero, alcuni hanno rumoreggiato addirittura Wolverine, grazie a Dio no, se siete contenti per l'annuncio di Black Panther 2 e se siete curiosi di vedere il film su Vedova Nera. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti qui sotto e noi come sempre, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!